sta accadendo qualcosa di molto importante. Siamo già in un futuro straordinario, fantascientifico, e invece ci fanno ancora vivere questi delinquenti che governano i popoli e ci comandano, ci fanno vivere nel basso medioevo. Quindi è molto importante avere informazione su questa realtà, perché sta succedendo e prima o poi irromperà, che ci piaccia o meno, che ci crediamo o meno, nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi è importante, ricordatevelo, forse oggi torneremo a casa e domani, anzi certamente verremo ripresi dagli interessi, dalle cure quotidiane, che comunque è giustissime, però accadrà, e quando voi vedrete questi oggetti e li vedrete, ricordatevi di discorsi che abbiamo fatto stasera, perché sicuramente i media mondiali diranno che siamo attaccati dagli alieni che ci vogliono mettere in scatoletta. Non è così. Non è così, perché sono qui, come avete visto, da tantissimo tempo e hanno tutto il potere e i mezzi per sottometterci quando, come e dove vogliono. Basta che a terra, ne hanno già preso il mondo. Negli anni 60 hanno fatto delle manifestazioni eclatantissime oscurando intere nazioni, cioè hanno delle tecnologie che possono assorbire tutta l'energia elettrica del pianeta, e se ci tolgono l'energia elettrica al massimo gli tiriamo i sassi. Ma abbiamo visto a Los Angeles, quando venivano bombardati dalla contraerea, l'oggetto era assolutamente vulnerabile. Tra l'altro, in uno dei viaggi con Giorgio abbiamo fatto una conferenza in una base militare nucleare, e il comandante della base ci disse che questi oggetti sorvolavano spesso e volentieri i silos di lancio dei missili, e in primi tempi il comandante sparategli, dice, ma se gli tiravamo i coriandoli era uguale. Quindi hanno una tecnologia che senza nessun problema è in grado di sconfiggere qualsiasi esercito terrestre, quindi non sono qui per conquistarci, ma d'altronde sia il generale che il documento dell'FBI lo dicono chiaramente, vengono qui in pace e sono preoccupati perché noi stiamo distruggendo il nostro mondo. Tra l'altro, se a causa della gravissima crisi tra Oriente e Occidente, di cui in Ucraina è solo uno degli aspetti più eclatanti, ma sotto sotto la braccia è cova ben ardente, potremmo usare le armi nucleari e distruggere il nostro pianeta, che sarebbe un danno anche al di fuori. Quindi loro hanno tutta l'attenzione per impedire che noi facciamo un disastro irreparabile, perché danneggeremo anche